bauci, bauci, bau, bauci, bau, bau, bau. Bauci, bau, bauci, bauci, bau, bau. Cicciamo! Jock e Joel, Green Day e Margherita Lotta, qua su Ginger Radio, a Giorgio Jock, in collegamento con lo Giorgio 5, che ricordiamo, io ho scoperto tutti i grandi gruppi, Jock and Roll, ho scoperto anche i tanta gente che spacca di brutto, ragazzi, per questo, tra l'altro, sono diventato il DJ numero uno del mondo, non perché mi pompavo e mi facevo pompare da tutti all'Hollywood, entravo lì, cazzi, nell'anno, tutte le tardi, di faccia. Andrea, cosa c'è? Sì, no, c'è un modo di tossire un po' particolare, me lo dicono tutti quando mi pestano. Come mai tossisci così, Andrea? Perché hanno cercato di avvelenare. I miei fan mi hanno chiuso in macchina, mi ha messo il tubo dentro, sai quelle cose che si fanno, no? A fine concerto mi hanno aspettato, mi hanno scocciato al sedile della Saab. Ma detto tipo aerosol. Sì, mi hanno acceso la macchina, hanno detto dai, 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 allora niente, così, ringrazio i miei fan, però mi fa male un po' i polmoni. C'era almeno la bella musica dentro. Sì, 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 mi hanno acceso un CD di Rino Tommasi. Bello, tosto. Andrea, ci interessa di più sapere invece cazzamelle, robe varie, come stanno andando. Io per curare questa problematica così ho parlato col pagliaccio farmacia. Sono tipo i puffi, Vedo che ha capito il concetto, che sbava. C'è anche pagliaccetta, no? Chi è pagliaccetta? È un po' di figa. Ma no, i pagliacci non hanno sesso, l'ho già spiegato un po' di volte. Comunque il pagliaccio farmacia mi ha dato delle buste di cazzo drittil. Ma non ho capito di che? Può ripetere? Tipo Viagra. Attimo che non ce la fa. Cazzo di allora, cazzo drittil. Ah, sì, sì, sì. Poi devo prendere Ficano, due pastiglie al giorno. E la sera Beldur. Però ho detto che questo me lo viene a dare lui. Ho visto anche un film. Sai che è cattivissimo il cazzo drittil. Sì. L'hai provato tu? No, no. Non c'è mai avuto la tosse da scarico della Xab. No, Massimo la fofo. Massimo la fofo. Vuoi che ti faccio parlare col pagliaccio farmacia? Che forse qualcosa. Ma dove si trova Pagliacciolandia? Cioè, dov'è questo paese dei pagliacci? Allora, per arrivarci devi farti prima addormentare. Sì. Poi ti mettono un cappuccio in testa i pagliacci e ti portano a Pagliacciolandia. La gente non può sapere dove è Pagliacciolandia. Se no vanno tutti a divertirsi a Pagliacciolandia, lo sanno i magrebini e i pagliacci. Perché i magrebini vanno sempre lì a prendere le palline magiche. Scusami, ma chi è il vostro Gargamella? Non capisco questa analogia. Non è che hanno delle divise, no? I pagliacci sì, per forza. Scusa, devo prendere un po' di cazzo drittino. Scusa Andrea. Sì, Beldur. Sì, lo vuoi anche tu. Ma come si prende? Allora, devi stare lì un po'. Massaggiare. Il pagliaccio farmacia. Sì. Lui sì. Prende. Devi stare a occhi. È via orale. Sì, esatto. Occhi chiusi, bocca aperta, poi lui sta lì un po', che senti questo rumore. Così, come uno sciamano e deve scuotere la bustina. No, perché Beldur devi prenderlo, c'è un metodo di assunzione. Sì, sì, poi non devi bere dietro, ma alla fine devi ingoiare. Senti, per quando fai la pipì doppia c'è qualcosa, perché io faccio sempre la pipì doppia. C'è il cazzo biforcuto? No, il cazzo è uno, però è proprio il getto che esce bifido così, perché c'è il pelo sulla capocchia. Bravo, tosto. Ti devo far parlare col pagliaccio farmacia. Prima possibile. Grande tosto, chiuderei con una frase che ti rimarrà nella mente per tutta la settimana. Il nostro Aldo è lui è la chiave del rock and roll. Jimi Hendrix manda le lettere dall'aldilà ad Aldo, perché veramente rappresenta proprio musica rock and roll. E lui è qua, grandissimo Aldo, cosa ne pensi di questi pagliacci, Pagliacciolandia, del pagliaccio farmacia, ma soprattutto del Beldur? Cosa ne pensi? Le giraffe hanno paura di Gianni Morandi. Perché è l'unico che può darci un coppino. Sai che ti spettina la faccia il Morandi con un coppino? Sentito dire. Comunque da una vecchia passiamo all'altra. Questa è un po' meno goloide, ma ci sta arrivando comunque. La nonna Pina, nonna di Alan, ritorna nei consigli di nonna Pina.